difficile farlo per motivi di spazio, però la logica è questa. Questo perché chi è impegnato nelle associazioni, nei movimenti ambientalisti di volontariato, sia laici sia cattolici, molto spesso, anzi quasi sempre, è veramente un tecnico nei settori in cui queste associazioni operano. E quindi può, nei rispettivi ambiti d'azione, dare molto a chi si propone di governare in generale, ma di amministrare una città, un comune, così come una provincia. In effetti il mondo delle associazioni può essere un vero polmone informativo, no? Una via di analisi, di comprensione, di percezione dei bisogni, delle esigenze di una comunità locale, comunale o provinciale. Parallela a quelli che sono i polmoni di informazione istituzionale come i consigli comunali o provinciali. E quindi va valorizzata questa. Un'amministrazione non è soltanto un problema da addetti ai lavori. La crisi di credibilità, di immagine di alcuni partiti o di alcune persone, ma è la crisi di valori di una comunità. E quindi il fatto che tutta la comunità cattolica, in quanto una scelta precisa, di fronte tanto più è grave la crisi economica, sociale e anche morale della nostra città, tanto più è grave, quanto più invece è, come dire, ambizioso il progetto che ci siamo posti. O logistico, bensì mi auguro che ci sia la capacità negli amministratori di vedere nelle associazioni delle risorse e di rapportarsi con esse in termini di coprogettualità e di cogestione. Purtroppo la storia dell'ufficio della pianificazione territoriale e quella della consulta giovanile ad Acireale dimostrano che non è sufficiente creare degli organismi tecnici che in linea teorica favoriscono il rapporto tra l'ente locale e i cittadini, ma che è necessario da parte degli amministratori una cultura democratica dell'inclusione e della partecipazione. Nel momento in cui questa manca, tali organismi si svuotano di senso, languono e periscono. Biocittà e benessere sociale. Queste parole che denotano e caratterizzano l'incontro del candidato sindaco Salvo La Rosa con le associazioni hanno in me una profonda risonanza, essendo io, oltre che ambientalista, una psicologa che si occupa per professione di benessere psicologico e di come il malessere sociale può interagire. Come dire, operativi noi per fare, perché le parole sono parole. Ebbene, nel nostro statuto, nello statuto del Comune di Acireale, ci sono gli strumenti. Soltanto che attualmente non sono stati resi. Se sono io solo, vi giuro e vi prometto che scatenerò una guerra tale che loro debbono maledire il giorno in cui Rino Maugeri è venuto su questo mondo. Perché sono un pensionato, ho molto tempo libero e sono capace di scatenare una guerra. Se una volta Archimede ha detto datemi un punto d'appoggio e solleverò il mondo, io dico ai miei compaesani, a tutti quelli che sono stati disastrati come me, seguitemi e vinceremo questa impossibile battaglia. Grazie. 5 per recuperare. No, noi siamo fuori però. Vai. Allora, 15 secondi per agganciarmi al trenino del sogno che ho visto sfilare qui davanti. Spazzatura, la tinta bella, eccetera, eccetera. E quindi in questi 15 secondi me ne prendo un po' io di sogni. Mi piacerebbe il tram, per esempio, e dei buoni depuratori a Santa Maria da Scalo per fare un bagno pulito. Finito il sogno, visto che i tempi sono ridotti, vorrei entrare invece nell'aspetto realistico, che tutte queste cose sono state dette. Tutte queste cose che sono state dette alla fine trovano un punto in cui non si capisce perché non ci sono, perché sembrano difficili da realizzare. In effetti già la definizione di biocittà significa vita, città della vita umana. Contami la tua storia. Sulla deaffissione di Domenica. Ah, mi aspetta. Tome. Cioè la nostra foto, vero? Tutto, io ho scritto tutto, cioè lo sai o non? Comunque, cosa? Ma quale sito? C'è cioè, la vostra. Ah, la Fanziti. Fanziti. Dai, vieni a vedere, ora non c'è più. Lo credo. Non è che ci può stare tutto il giorno. Ah, li aggiornano
ogni ora ci hanno messo l'opera diocesana. Ma che c'è questo incontro ora? E quindi io non sono arrivata a vedere questa foto. Ma io ti ho mandato.